Ecco dove sei. Ti ho cercata dappertutto e finalmente ti ho trovata. Mio angelo, ma sono sempre stata qui ad aspettarti. È questo il suono che voglio ascoltare per sempre. La melodia che mi fa sentire viva. Il battito del tuo cuore. Tu forse sei stata da un'altra parte del mondo, ma il fato ha voluto che ci incontrassimo e che ci amassimo, perché questo è il nostro destino. Cercami. Non smettere mai di cercarmi. Credi in questo sogno, credi in noi e nel nostro amore. Promettimelo. Te lo prometto, amore mio, te lo prometto, ti prometto che ti cercherò sempre e che se per caso mi rifiuterai, io ci proverò e ci riproverò finché finalmente sarai al mio fianco. Aurora, tu lo sai quanto ti voglio bene e che per me sei più di una migliore amica, sei come una sorella. Ne abbiamo passate tante insieme, abbiamo attraversato momenti difficili, abbiamo riso, abbiamo pianto insieme. Ti prego, fermati. Non sposarti, non farlo. Troverai anche tu la tua anima gemella, vedrai. Mike. La decisione spetta solo a te. Sappi che io non ti giudicherò mai, qualsiasi cosa tu faccia. Perché quel sorriso stampato sul viso? Baby, lo sai cosa significa Zurigo? No, Mike, non lo so. Donne, donne, donne. E io sono al settimo cielo. Beh, buon per te. Peccato che per me Giulia è un grosso problema. Perché vedi sempre solo il lato negativo delle cose? Forse non ti rendi conto della grande opportunità che hai. Beh, illuminami. Per esempio, che con questo trasferimento tu sarai molto più vicina ad Emma. Scusa, ma esci con me e poi ti guardi attorno cercando di rimorchiare? A parte che non sto rimorchiando proprio nessuna, comunque, se tu fossi più attenta ti accorgeresti che stanno puntando te, non stanno puntando me. Mike, ti prego. Non mi credi? Allora, senza farti vedere, voltati e guarda. Hai visto, Aurora? Oh, sembra che hai visto un fantasma. Mike, dimmi che siamo davvero qui e che questo non è un sogno. Sicura di stare bene? Mike, la donna che mi sta guardando, quella che mi ha indicato, è Emma. Stai scherzando? Cosa ci fai ancora qua? Ma non lo so, se poi non le piaccio, ma magari non si ricorda di me. Se non si ricordasse di te non ti guarderebbe così. Vado a fumarmi una sigaretta. Vabbè. Ciao Emma. Guarda il destino com'è strano. Il destino. Posso offrirti da bere? Sento che sei abbastanza forte da riuscire ad aspettare il nostro prossimo incontro. E se il destino vorrà, ci sarà. Emma, dai, vieni. Una mail alla direzione? Non sarà per quella lettera che non hai mai letto. Devo andare domani alle 10 dal direttore. Ma che vorrà? Ma perché tu non hai ricevuto niente? Cercami. Non smettere mai di cercarmi. Avanti! Buongiorno, sono Aurora Parisi. Buongiorno, Roma Cuori.